Ciao, sono in Clash House, quindi se l'audio è strano non vi preoccupate, mi dispiace, ma non sono a casa, sto castando le Icon Series qui in Clash House, quindi sono super contento di essere qui, ma ovviamente la situazione è un po' particolare per la registrazione e per le live. Ad ogni modo, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere subito Pyke, i suoi getti, le sue rune, i suoi incantesimi. L'ho giocato mid come assassino, ma la build si fa comunque da assassino anche in bot. Andando sugli oggetti, il primo che sono andato a costruire è la lama di Yow, ovviamente per avere penetrazione, danno fisico e roaming potential grazie alla passiva dove vi potete muovere. Come secondo oggetto sono andato a fare la fine della notte perché lo trovo un oggetto molto utile per poter evitare quando saltate in mezzo, quando qualcuno vi vuole tirare il CC, di essere catturati appunto fuori posizione, e vi aiuterà quindi a sopravvivere. Come terzo oggetto questa volta sono andato a fare gli stivali della rapidità, ma gli altri stivali che spesso vado a fare sono gli stivali della cume di Ionia, che comunque danno la cooldown reduction. Vedete quale vi piacciono di più. Come potenziamento ho la protocintura, che utilizzo quando sono estremamente fidato per fare azioni appunto ancora più aggressive. Se invece nella partita sto un po' faticando o comunque capisco che mi serve più protezione, vado a fare ovviamente la stasi. Come ultimi oggetti qui ho la Draktar, la lama crepuscolare di Draktar appunto, che vi darà alta penetrazione, altra penetrazione, altro danno. E poi qui negli ultimi oggetti sono quelli che variano un po' di più. Potete fare una mannaia oscura se state andando molto bene, perché vi darà attacco fisico, vi darà penetrazione e quant'altro. Oppure semplicemente continuate con gli oggetti da penetrazione e armatura, quindi ad esempio potete fare anche una ombra tagliente, anche se la si vede meglio da support perché vi aiuta a levare le ward. Oppure chiaramente potete andare con la penetrazione, che sia il rancore di Serilda, o altrimenti il Memento Mori se cercate anti-heal. E al posto magari della mannaia oscura, se non vi piace tanto e volete altra penetrazione, quindi fate quinto come penetrazione, e come ultimo oggetto andate a fare l'angelo custode per poter essere insomma più durevoli nei teamfight, perché ricordo che Pyke non guadagna vita addizionale ed è un assassino. Andando sulle rune, chiaramente Electroshock per fare quelle mega combo, specialmente nel early game dove avete bisogno di quelle kill. Poi io ho messo brutale perché voglio distruggere i miei avversari, infatti lo vedete che quanto danno fa in early game, ma se non vi piace brutale potrete tranquillamente andare a mettere debolezza, specialmente da support, che dice ostacolare i movimenti dei campioni nemici, fa in modo che subiscano il 5% di danni in più, visto che avete un compagno in lane. È molto buona debolezza rispetto a brutale, ma essendo mid chiaramente preferisco brutale. La terza è bellissima secondo fiato perché vi aiuta a prendere della salute nel tempo, voi già avete quella passiva spettacolare, quindi veramente tanta roba. Ed infine cacciatore genio, comunque non avete il mana e avere la velocità di abilità sulle eliminazioni e sulle mini eliminazioni è tanta roba, specialmente quando siete un campione che va a rubare tra virgolette le kill, perché tanto quando uccidete con la suprema date comunque gold. Se non vi ricordate perché, andate a vedere l'introduzione di Pyke. Andando avanti, infine sugli incantesimi, io gioco con l'ustione e con il flash perché chiaramente dovete uccidere e dovete fare kill e dovete fare gold, altrimenti diventate inutili. Potete provarlo con l'IL, ma io onestamente ve lo sconsiglio, vi consiglio tantissimo di giocare e di provarlo con i Grind. Detto questo, andiamo a vedere il gameplay. Bene, qui ero in mid contro Orianna. Purtroppo non ho visto che stava arrivando il malefico Blitzcrank. Qui ho sbagliato, dovevo flashare subito, invece ho aspettato che mi grabbasse per flashare, così praticamente ho sprecato vita, fondamentalmente. Però, se flashavo prima, andava meglio. Comunque, oramai l'ho intata. Però, per fortuna, Orianna non ha seguito molto bene, quindi ho potuto grabbarla sotto torre, le ho fatto prendere un colpo, l'ho continuato a cesare, le ho messo l'Ignite, e purtroppo è rimasta uno di vita, è flashed out, io l'avevo già sprecato il flash su Blitzcrank. Dodge il grab, perché ovviamente mi deve camperare mid Blitzcrank, e ovviamente, ragazzi, se sentite l'audio diverso dal solito, perché sono in Clash House, non sono a casa mia, quindi ovviamente qui vado su Orianna, gli sto a menà. Faccio danno e la lascio a base. Adesso sta arrivando finalmente Lee Sin che pulisce la pink, quindi io cerco di aiutarlo. Adesso cosa succede? Che sto per fare il 3, quindi vado in stealth a breve per provare a grabbarla. La grabbo, la avvicino e qui purtroppo Lee Sin si sbaglia, prende il primo sangue alla fine, ma ci muore dando la kill ad Orianna, quindi è andata un po' male perché per sbaglio ha colpito la torre fondamentalmente. Quindi qui vado a pulire la corsia prima di beccare, prendo un colpo di torre per sbaglio, vado indietro, ok. Col minion non lo lascio perché non volevo perdere tempo, però capisco che lei è al 4, io sono al 5, quindi invece di beccare vado a prendere le cure e rimango, perché se faccio livello 5, cioè ero quasi al 5 insomma, se faccio livello 5 posso fare tanta roba. E guardate qua, grab, la butto di qua, so che non ha il flash, quindi aspetto dall'altro lato. Io e Lee Sin la andiamo a prendere, finalmente mi prendo l'uccisione dopo aver fatto delle grandi robe contro di lei, perché comunque l'ho giocata molto meglio, non so perché fa sto rumore, guardate Pyke come cammina strano quando fai sta roba, raga, mi sento male, parite.
Qui vado a cercare la Gizu Malfa in realtà, ma non mi ero accorto minimamente che era lì, cioè quello mi ha beccato in faccia. Lo vado a cercare, ma è stranissimo come cammina, raga, quando becchi in due per, cioè quando lo metti in due per. Comunque, sono andato, sto tornando in mid, ovviamente andiamo a vedere che cosa ho comprato. Sto andando full lethality, quindi sto andando come primo item per la Yomu, perché, cioè Yomu, ogni volta sbaglio sto nel suo item, perché praticamente con questo oggetto voi potete andare a roamare senza problemi, muovervi facilmente. Questo è un campione che ha bisogno di muoversi super veloce, cioè deve piottare tantissimo. Intanto ecco Lee Sin che calcia Orianna, io la seguo, vado a flecciare cercando lo stun, purtroppo non la prendo, lei ci usa la suprema, le do attacchi base, uso la suprema e prendo ovviamente la kill. Avete fatto caso, quando la kill è prendibile diventa super basso il target, cioè sì, c'è l'effetto rosso che vuol dire che se usate la suprema lo uccidete. Qui ho sbagliato, nel senso che l'ho provata a utilizzare semplicemente perché mi stava scadendo, perché dopo che fate un'uccisione con la suprema la potete utilizzare per un tot di secondi per provare a ucciderci qualcun altro, si resetta solo se uccidete, ok? Comunque se avete dubbi su come funziona il campione su Pyke andate a vedere l'introduzione sempre sul mio canale YouTube. Qua vado a roamare per cercare di aiutare, capisco che non riuscivo a fare niente perché il mio top laner è morto troppo presto e quindi vado a pulire mid. La cosa importante con Pyke è roamare sempre, andare sempre in giro per la mappa, cercare sempre uccisioni altrove e aiutare i vostri compagni. Qua Orianna non l'avevo vista, lei mi vede, ho visto Blitz, che anche in realtà è il motivo per cui stavo andando lì. Failo il grab, mi allontano, qui lei sbaglia la ulti, non capisco come mai, anche perché mancano 4 secondi al Drake e ha sprecato la suprema. Io volevo aiutare i miei compagni e provo a grabbare, ci andiamo sul Tryndamere, ma sbaglio, nel senso che vado in, ma ostringo Lee Sin a seguire, lo stanno, cerco di fargli abbastanza danno, ma mi sta massacrando, ma sbaglio la suprema. Questa è stata proprio sfiga, perché Lee Sin ha calciato via Tryndamere, io ho fatto la suprema e non l'abbiamo ucciso, perché volevo ucciderlo prima che Tryndamere utilizzasse la sua di suprema. Qui Lux viene grabbata mentre colpisce, però il danno che ho fatto in teamfight è stato utile, perché ovviamente adesso loro possono vincere il teamfight. Lux va bene qui. Qui Lee Sin prende un'altra kill, devono stare attenti a Blitzcrank, anche che ovviamente può grabbarli sotto torre, ma non hanno i minion. Non hanno i minion. Io in tutto ciò sono spawnato e sto andando in top. Sto andando in top ad aiutare Renekton contro Malphite, quindi vado qui. C'è Malphite che è senza mana, quindi vado a stunnarlo. Attacchi base, la Q che lo rallenta tirando la melee. Piuttosto devo uso l'Ignite perché la volevo io. Lo seguo e prendo l'uccisione, che mi dà anche ben 600 gold, quindi andrò a regalare. Intanto la mia squadra ha preso il Drake, tanta roba. Vado mid, però volevo ingaggiare su Orianna all'inizio qua. Lee Sin era lontano e non ho né l'Ignite né la Suprema, quindi in realtà è uno spreco. Infatti vedete che sbaglio, failo tutta la combo e quindi sono costretto a tornare indietro. Blitzcrank è di nuovo mid, strano, Blitzcrank è di nuovo mid. Ok, qua Lee Sin mi calcia Orianna, la andiamo a stannare e la prendo con la prima abilità, senza neanche dover utilizzare la suprema, quindi super easy. Tanto Tryndamere stava pascolando le capre. C'è il messaggero, lo vogliamo ingaggiare il messaggero. Sappiamo che Tryndamere era da quel lato perché l'avevamo visto, però capiamo che possiamo aiutare lì, quindi vogliamo andare su Malphite. Sto grabbando, lo grabbo, lo stunno. Ricordate, è importante fare grab. Se fate il grab lungo e poi utilizzate la terza abilità, lo stunnate perché ve lo lanciate all'interno, lui è difficilissimo che riesca a scappare. Qui ho fatto un errore di avvicinare Tryndamere a Lee Sin, quindi l'ho praticamente un po' intata su di lui. Lui muore, vado a seguirlo. Ho sbagliato la prima abilità, lo seguo. Ora mi sta tornando la prima abilità, cerco di prenderla, ma mi sa che la manco, sì, la manco. E allora torno semplicemente sul messaggero insieme a Renekton, che me lo tiene dal lato sbagliato, quindi non riuscivo a prenderlo. Comunque, lo faccio prendere a Renekton, vado a pulire mid, sempre importante, ricordatevi di farmare anche se rommate tanto. Qua c'è Orianna, la provo a grabbare, le faccio un po' di danno. Lei sbaglia e usa la suprema sotto torre. Ho visto pure Malphite e quindi me ne sono andato subito. Io volevo andare a shoppare, ma mi rendo conto che bot sta succedendo la fiesta e quindi voglio andare ad aiutare. Prendo le cure, siamo in un brutto panino, nel senso che potrebbero chiuderci, allora decidiamo di andare mid. Andiamo mid qui su Malphite, lo vado a stannare, ora lui mi ulterà e quindi sono costretto a flashare out per non morirci. Vado a nascondermi, vedete lo scudo grigio che si riempie e diventa di nuovo vita, quella è la passiva. Qua provo il grab ma lo sbaglio, purtroppo, perché ho pensato che magari sarebbero stati più aggressivi su quel minion, invece non è andata propriamente super bene. Quindi mi riavvicino a Blitzcrank, lo vado a grabbare perché volevo la uccisione, quindi vado a usare l'Ignite, mi continuo a menare, sta arrivando Lee Sin, mi aiuta con il fatto che c'ha lo scudo, mi farà un po' di danno, lo grabbo, lo avvicino, spreco la suprema perché non ci arrivo e quindi chiude la kill Lee Sin. Calcia via Tryndamere, io qua lo aiuto, guardate, vado a mettere lo stun di modo che non possa prenderlo. Altra cosa, se qualcuno sta inseguendo il vostro compagno potete fare questo, cioè lo grabbate via, lontano.
lui avrebbe usato la Suprema e probabilmente uccideva sia me che Lisin, quindi non ho voluto rischiare. Qua vedo Nick basso, vado a grabbarlo sotto torre, lo stanno e lo obbligo a usare la Suprema, quindi strabuono. Qua credo che ti volessi... non mi ricordo se lo andò a Cesare, mi sa di no. Era troppo lontano in teoria, quindi vado a recallare. E andiamo a vedere. Chiudo Ledge of the Night, alla fine della notte. Così da poter evitare i CC su di me. Troppo utile questo oggetto, specialmente quando giocate Pike assassino. Vabbè, si gioca sempre assassino in realtà. Però da mid ho più gold. Quindi me lo posso permettere, specialmente queste uccisioni. Vado in mid, oddio ho sbagliato. Vado in mid. Ci autograbbiamo io e Blitzcrank, anche se non si è visto. E quando vi grabbate con Blitzcrank, lui non vi porta da lui, cioè lo portate dietro. Qua volevo rubarlo, ma praticamente l'ho aiutato a farlo. Lo scuttle. Adesso ho qua ad aspettare, perché se riesco a grabbare Ashe Adorian è super buono. Quindi aspetto qui e ci provo. Purtroppo prendo Blitzcrank e quindi me ne vado. Semplicemente. È finalmente arrivato Renekton. Tanta roba. Dobbiamo stare attenti a Blitzcrank. Io cerco ovviamente sempre i grab sugli squishy. Guardate qua come sto mirando ad Ashe. Guardate, Ashe presa, attraverso. Suprema qua in mezzo, boom. Altro danno, Suprema su Tryndamere, boom. Qua sbaglio, uso subito la Suprema su Orianna. Potevo evitarmelo, ci muoio. Però ho lasciato Orianna uno di vita e praticamente ho fatto vincere il teamfight alla mia squadra, perché ho stunnato tipo 2-3 persone. Ho ucciso 2 persone e ho fatto un porcaio di danno. E infatti è andata super bene. Qui andiamo a velocizzare, loro prendono la torretta mid. Quindi io a questo punto sono messo. Sono 6-2, 6-2-3, messo super bene. Qua vedo che stanno forse iniziando a fightare, quindi li raggiungo mid. Guarda quanto è bassa Orianna, le vado a ingaggiare, attacco base, Q e la finisco. Ricordatevi che la Q premuta poco fa più danno. Qua c'è Tryndamere che usa la Suprema, sto scappando perché mi fa comunque tanto danno, io sono un assassino. Lisine riesce a prendere un'altra uccisione, e ci siamo ancora. Volevo provare a prendere la kill, ma qua sono obbligato a scappare. Guardate quanta vita ho, flash over, loro due li potevo instant uccidere, ma... ero troppo basso e loro non erano scesi sotto la soglia del one shot in tempo. Però guardate quanta vita ho ripreso soltanto con la passiva, soltanto allontanandomi e tornando lì. Quindi ricordatevi di fare in e out. È veramente troppo forte questa passiva di Pyke. Vado ad aiutare Lisin, andiamo sul messaggero, chiaramente. E vado a beccare. Adesso sono 7-2. Dovrei riuscire a chiudere il terzo oggetto? No, non ancora. Però ho preso la protobelt questo game, perché la volevo utilizzare in maniera super aggressiva per poter attraversare le persone. Così castate la terza abilità, usate la protobelt, attraversate, quindi andate ad attraversare. E quindi è piuttosto facile riuscire a stannare senza problemi. Qua ho trollato sul blu, mi faccio aiutare a fare il blu. E vogliamo ingaggiare qua. Vedete come sto sempre a bordo fight. Non ingaggio se non sono sicuro. Qui ho sbagliato lo stun. Mi allontano per non farmi prendere da Blitzcrank. E qui voglio semplicemente andare a rientrare. Voglio usare la Suprema. Lux mi yoinka la kill. Purtroppo mi avvicino su Ashe. Guardate, faccio la E. Attacco base. Q. Prima abilità. E la Suprema per ucciderlo. Blitzcrank mi scappa perché potevo castarlo, ma mi ha bloccato purtroppo. Orianna ci fa una bella Suprema, ma rimane molto bassa. Provo a prenderla con la ulti e flasha. Sono un po' sfigatello su questa cosa con Pyke. Però sono comunque 8-2 messo super bene. Andiamo a fare il Baron. Qui c'è Renekton che non ci aiuta a fare il Baron per qualche motivo. Sta là dietro, vabbè. Lo prendo io il Baron perché sono troppo forte. No, scherzi a parte, non avevamo rischi. Chiudo la Draktar. E ora sono messo super bene, una quantità di danno altissimo. E voglio solamente ingaggiare e grabbare, anche perché ho pure lo scudo che mi protegge. Qui purtroppo Ashe me lo leva subito. Lui mi ulta, quindi io me ne vado con la terza abilità e dodgio anche la freccia. Dobbiamo stare attenti sempre qua. Riesco a grabbare alla perfezione Ashe, qua credo me la rubano, ma la ulti ce l'ho ancora disponibile perché è morto sulla mia X quel personaggio, cioè Ashe. Andiamo su Malphite, voglio usare la mia Suprema per prenderlo in quanto ho il danno molto alto. Riesco a prenderlo, e intanto c'è Lisine che sta pushando qui, quindi io capisco che posso andare a seguire Lisine, lo vado ad aiutare. Guardate qua, lui adesso farà l'insec, me lo lancia contro, io vado con questo, lo attraverso, lo stunno, prima abilità, Suprema, out, perché ricordiamo che fa true damage la Suprema. Qua c'è Tryndamere che scoppia e non fa neanche in tempo ad utilizzare la Suprema per salvarsi. Quindi andiamo sul Nexus e lo andiamo a scoppiare, finito il game stando... 10-2-8, quindi un game molto buono, con Pyke si può chiudere velocemente il game, l'importante è grabbare nel momento giusto e crearsi delle azioni super favorevoli. Quindi andiamo a vincere, adesso vediamo se riesco a farvi vedere le stats. Queste sono le stats, vedete cioè più che altro gli oggetti, ovviamente mettete in pausa se vi servono, e questi sono i danni, quindi è andata molto molto bene, bel game, tutto steamrollato ed è bellissimo giocare Pyke, veramente tanta roba.
Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, vi ricordo che sono in live su Twitch tutti i giorni e regalo anche un sacco di roba, vi auguro una buona serata, delle buone recchede e ci vediamo al prossimo video.